sabato pomeriggio è previsto un contest delle danze aeree per la prima volta qui al sud Italia in collaborazione con Aria e Terra e col Circo Nazionale di Roma. Avremo anche dei convegni dedicati agli operatori del settore, ovvero ai centri sportivi e proprietari di palestre, proprio perché noi vogliamo sempre più incentivare anche il marketing e la comunicazione per quanto riguarda l'evoluzione delle palestre. La domenica invece abbiamo lo start-up di inizio alle ore 9 del mattino fino alle 22 con stage di fitness e stage di danza, screening all'occorrenza gratuiti per quanto riguarda il mondo della salute e del benessere, convegni e in più concluderemo con la nostra quinta edizione del concorso dedicato al mondo della danza. Questa fiera è importante, sta assumendo e sempre di anno in anno assume dei contorni sempre più importanti, speciali direi, perché è una vera e propria fiera dello sport, del fitness, quindi ci sono tutte le discipline, ci promoziona anche gli sport nuovi, quindi questo per noi è importante. Peccato non riuscire a farlo in un luogo pubblico, però vediamo, magari col tempo riusciremo. Sport, evoluzione, benessere e spettacolo. In due giornate dedicate alla forma fisica e al benessere, il 13 e 14 aprile al Palapartenope. È l'undicesima fiera dello sport dedicata al mondo del fitness, della danza, della salute e del benessere, con esposizioni su 20.000 metri quadrati che comprendono anche aree monotematiche come per le arti marziali, il cardio fitness, l'alimentazione e i congressi. Avvicinare persone anche a quelle discipline sportive che magari non godono già di federazioni o comunque di sport olimpici alla gente. Sono sempre di più quelli che praticano questo genere di attività sportive. Sport, io dico che deve essere sempre di più visto come un diritto e non come una cosa da fare nel tempo libero. Lo sport è più importante del tempo libero.